della nostra, del nostro incontro di oggi pomeriggio. Tuttavia, questa scena, così come noi la vediamo, abituati come siamo all'uso delle immagini, e quindi benché qualche stranezza ce la possiamo trovare, non so, questo seggio oppure questo basamento sul quale si trova Dio che riceve Caino ed Abele con i loro doni, anche questo sfondo di queste mura, che peraltro richiamano comunque le mura della parte frontale, porte di città della parte frontale. Ma come vi dicevo, questo è il nostro punto di partenza, però vi posso assicurare, è quello che adesso vi mostrerò, che è un punto in realtà di arrivo, ma è un punto di arrivo veramente incredibile, sorprendente, come già Don Antonio accennava a questo coraggio, no, nella rappresentazione attraverso le immagini. Direi che è quasi un azzardo questa rappresentazione. Siamo ormai qui nel sarcofago di San Giovanni in Valle alla fine del IV secolo. Pensate che in circa 200 anni, cioè dagli origini dell'arte cristiana, e cioè agli inizi, gli ultimi anni forse del secondo secolo, ma ciò che di sicuro abbiamo delle immagini più antiche, dell'arte cristiana più antica, è soltanto ai primi anni, intorno all'anno 200, i primi anni del terzo secolo, sono le prime immagini sicuramente databili per lo stile, eccetera, e si trovano nelle catacombe romane, in particolare in quella di San Callisto. Ecco, detto questo, in 200 anni, dalle prime timide immagini siamo passati a qualcosa che sarebbe stato allora del tutto inimmaginabile. E anche ancor prima, quando per appunto 150 anni la Chiesa non ha usato le immagini, non ci sono state immagini, non c'è stata un'arte cristiana. E in questo silenzio di queste immagini, dell'uso dell'arte, dobbiamo sicuramente vedere, e questa è una cosa che vi invito a tenere presente, l'influsso che nella comunità cristiana antica ha avuto senz'altro il comando di Dio stesso nel Decalogo, di non farsi immagini e di non adorarle, e poi e soprattutto l'esperienza che quotidianamente i cristiani vivevano dell'idolatria intorno a sé, dell'adorazione delle immagini, dell'uso dell'arte come piegata all'idolatria. I padri della Chiesa condannano tenacemente, ovunque, in tutti i tempi, in tutti gli spazi del mondo cristiano antico, l'uso idolatrico delle immagini. E questa diffidenza che ha portato ad un così tardo sviluppo di un'arte cristiana va senz'altro letta in questo senso. A poco che cosa è accaduto? È accaduto che i cristiani si sono resi conto, come questo sarcofago straordinariamente ci ha fatto vedere, grazie alle parole di Don Antonio, che vi può essere un'arte non idolatrica. Vi può essere, e questo soprattutto l'apporto dei cristiani provenienti dal paganesimo, che conoscevano non soltanto le statue degli idoli, ma conoscevano anche una arte a servizio dell'ornamentazione, per esempio, ma anche della didattica, della spiegazione, delle storie, della narrazione. E quindi la Chiesa antica comincia a vedere, ma attraverso, vi assicuro, immagini, ce lo testimoniano i propri padri della Chiesa. Clemente Alessandrino, per esempio, che è stato uno dei più tenaci oppositori dell'idolatria, delle statue, dell'adorazione delle statue, ecco, poi è lui che ci testimonia che nell'uso quotidiano i cristiani usavano le immagini per farsi, ad esempio, l'anello sigillare, potevano usare alcune immagini ovviamente del tutto sganciate dal sospetto dell'idolatria, è inutile ancora dirlo. Ecco, quali furono queste prime immagini? Quelli che noi chiamiamo i simboli, come ad esempio in questa iscrizione funeraria delle catacombe romane, una nave, un faro. Che cosa alluderà questa barca in questo mare agitato? Ecco, ricorderà la barca nella tempesta sedata da Cristo, e che nel Vangelo, ecco, potrà condurre fino al porto. Il faro rappresenta il porto,
questa comunità, non solo degli apostoli, ma di tutta la comunità cristiana. Infatti la nave è uno dei più antichi simboli della Chiesa. Oppure la colomba di Noè, guardate, vedete che ha in bocca, questa è una lucerna paleocristiana bellissima, proveniente dall'Africa, tra l'altro, di Agostino, e del tempo probabilmente di Agostino, quindi un po' più tarda rispetto alle immagini primissime, però il simbolo è un simbolo della colomba che porta il ramoscello d'olivo e che, come annunciò a Noè la salvezza, così dal diluvio, così può annunciare la salvezza ai credenti, la salvezza dalla morte. Tra i simboli più antichi, queste prime immagini, che solo i fedeli possono capire, fra l'altro, questi primi simboli, e questa iscrizione che viene dalle catacombe romane, là in alto, comincia in greco, Pistos, parla di questo Zosimo, che era seppellito in questa tomba, e viene chiamato Pistos ec Piston, fedele tra i fedeli, nel senso che sicuramente che faceva parte della comunità cristiana, quindi era un battezzato, ma anche probabilmente che in questo cimitero, come Don Antonio diceva, in questa catacomba, in questo luogo di sepolture, si trovava insieme ai suoi confratelli nella fede, in attesa di essere risvegliato dal sonno, no? Ecoimeterio, un dormitorio da Cristo. E lì vedete in basso altri due simboli, l'ancora, simbolo della speranza, e il pesce. Il pesce è un simbolo che ha avuto una fortuna estrema, e lo sapete soprattutto perché qui è un'altra iscrizione dove potete leggere in greco in alto Ichthyus Zonton, pesce dei viventi, che non significherebbe molto. Invece se noi sciogliamo, come facevano gli antichi cristiani, è un uso antichissimo, le iniziali della parola greca Ichthyus, come Jesus Christos, Theou, Uios, Soter, allora così possiamo capire che qui si vuol dire che Gesù è il Cristo, il Figlio di Dio, il Salvatore dei viventi. E chi sono questi viventi? Sono appunto i pistoi, cioè i fedeli, sono i credenti, e sono anche gli stessi dormienti, che sono vivi però, che stanno aspettando di essere richiamati e risvegliati alla fede. Ecco che dai simboli iniziali si fa un ulteriore azzardo, ecco, i passi sono così, di azzardo in azzardo, e l'azzardo è la figura umana che, oltre a quella del pescatore, perché si ricorda il battesimo, perché sempre c'è questa pesca, i pesci che escono dall'acqua sono simbolo dei battezzati, ma anche il pastore era un simbolo antichissimo e comunissimo nell'antichità, simbolo di filantropia, questo portare sulle spalle il peso, no, di una pecora malata. Ed ecco che i cristiani accolgono, ed ecco l'azzardo. Attenzione però, questo è un piccolo inciso che devo farvi subito. Quella che noi conosciamo e che vi mostrerò, spero, dal vivo, perché sta custodita nel museo che io curo, come la statuetta del Buon Pastore, non era una statua, perché i primi cristiani non hanno fatto statue di Cristo, ma era un grosso frammento di un sarcofago che poi fu trasformato nel Settecento, capite? Quindi non era una statua, sarebbe stata veramente una contraddizione con il timore, no, di raffigurare un idolo. Tuttavia, questo pastore che viene a simboleggiare, secondo la lettura dei padri, che ce lo testimoniano, che era così capito, cioè il pastore che scende dal monte, come dice Origene, scende per andare in cerca della pecorella smarrita e dell'uomo che si era smarrito. Ecco, questo è questo simbolo potentissimo che i cristiani lentamente trasformano non più in un simbolo che ci ricorda che Gesù è il buon pastore, no, come dice Giovanni nel Vangelo al decimo capitolo, ma a poco si trasforma in immagine, anche in raffigurazione, in ritratto di Cristo. Questo ritratto, questo volto, è il volto di Gesù, e lo abbiamo visto nei miracoli, che non era alle origini, perché il sarcofago di San Giovanni in valle è tardo, e mostra Gesù raffigurato in due, tardo, tutto relativo ovviamente, siamo alla fine del IV secolo, e già dopo la pace di Costantino, dopo l'avvento, diciamo, nell'arte cristiana, dell'arte imperiale, dell'arte ufficiale romana.
ma prima i cristiani si sono ispirati, non conoscendo il volto barbato di Gesù, filosofico, imperiale, come vogliamo chiamarlo, ma conoscendo, nel tentativo di raffigurare Gesù, si sono ispirati al volto di quello che era il Dio della bellezza, ispirati, dico ovviamente, perché non era un vero Dio, Dio della bellezza, della parola, il sole, e questo Dio era Apollo. E così con il volto fluente viene raffigurato con i capelli fluenti, in volto imberbe, giovanile, questo è il famoso Apollo del Belvedere dei Musei Vaticani, e lì vedete come è quella l'ispirazione iconografica. E così noi ritroviamo Cristo rappresentato nelle scene che abbiamo visto, per esempio prima, ma già nell'arte delle catacombe, qui in quella romana dei Santi Marcellino e Pietro, la stessa scena dell'emorroissa, oppure in un sarcofago del Museo Pio Cristiano, qui Gesù guarisce il cieco. Vedete che il volto è sempre quello, il volto apollineo, il volto imberbe, giovanile, con i capelli fluenti. Questa è una scena del sarcofago dommatico in cui vedete la moltiplicazione dei pani e dei pesci. Ma ecco che arriva il dubbio, il problema. Nel momento in cui, e qui abbiamo visto immagini soprattutto ormai del IV secolo, comunque a partire dal III secolo, nell'arte delle catacombe, prima della pace di Costantino, e quindi durante la seconda metà soprattutto del III secolo, quando c'è stata quella una pausa significativa tra le persecuzioni, che viene chiamata piccola pace della Chiesa, ecco che dopo la pace invece ormai ci si sente pronti soprattutto per raffigurare con sicurezza Gesù, ecco come vediamo qui che compie miracoli, ma la domanda è come raffigurare, ed ecco qui che ci arriviamo, nelle scene che sempre più si vanno creando e si vanno elaborando appunto per il desiderio di tutto dire, di tutto rappresentare, come rappresentare il Dio dell'Antico Testamento, come si fa a creare un ciclo della creazione. Noi di questo ciclo ideale della creazione iconografico dell'arte paleocristiana abbiamo appena visto la scena di Caino ed Abele, ma eccola qui, ma è così scontato vedere Dio rappresentato così, con questa barba lunga? Non è più, vedete, allora, quello che abbiamo visto, il Dio, il volto di Gesù, che fino ad allora, ecco, questo voglio dirvi, fino alla pace, è stata l'unica rappresentazione di Dio, cioè di Dio che si è manifestato nell'incarnazione, e cioè del Logos che si è incarnato, del Figlio. Qui bisognava rappresentare il Dio creatore. E come fare? Ecco che vi voglio invitare a scoprirlo. Che cosa faceva? Che cosa facevano i cristiani? Don Antonio l'ha ripetuto spesso, questo concetto dell'inculturazione. Ecco, andiamo a cercare con una libertà estrema che i primi cristiani hanno avuto. Giustino, ad esempio, è un padre che lo dice nelle sue apologie, dice spesso, ecco, tutto ciò che di buono comunque gli antichi che hanno pensato, pur se imperfetto, appartiene a noi cristiani, perché loro avevano comunque una parte del logos, dei semi del verbo. Noi ne possediamo l'interezza e siamo quindi privilegiati e possiamo quindi prendere come se fosse nostro, senza ovviamente mai cadere nella idolatria. E guardate un po', in una tomba pagana, vi faccio vedere, della via Ostiense, questo è un ambiente del museo della via Ostiense, nella porta, detta anche Porta San Paolo, c'è una scena, quella di sinistra, in cui c'è una creazione, perché c'è una creazione dell'uomo nel mito dei antico greco e romano, dei greci e dei romani, ed è quella di Prometeo, il titano Prometeo, quello che ha rubato il fuoco, vivate peraltro per aver rubato il fuoco agli dèi e dato agli uomini, fu sottoposto a quei suoi supplizi. Ecco, qui noi vediamo la scena, una scena della creazione, e subito voi cominciate a intuire qualcosa, perché come si fa a rappresentare allora, si sono domandati i cristiani, ed ecco che avevano davanti a sé queste scene,
E quindi, per esempio, Prometeo, come fa con la sua Creta, spesso c'è accanto un cesto, crea l'uomo con una statuina, con una statuetta, e poi arriva la dea Atena, guardate, ha in mano qualcosa che qui nell'affresco non è ben chiaro, ma è una farfalla che per gli antichi simbolo dell'anima, e la porge agli umani, e questi umani vivono. Guardate un po', ve ne faccio vedere alcuni begli esempi di questa scena di Prometeo creatore. Questo per esempio è su un sarcofago che viene sempre da Roma, oggi è da Villa Borghese addirittura, oggi si trova al Louvre. La parte sinistra, vedete all'estremità sinistra, c'è la scena di Prometeo creatore, e alle spalle di Prometeo, vedete il cesto in basso, Prometeo si serve quasi di una piccola base, lì in basso a destra c'è un altro omino pure appena creato, a sinistra, forse non so se si vede, si può vedere sì, la freccia con cui io indico il braccio, si era spezzata la mano perché dietro c'era Atena, aveva in mano la farfalla con cui doveva poi infondere l'anima all'uomo, che altrimenti era così rimanere. Altri esempi, questo è un rilievo del Louvre che viene da Ostia, guardate come c'è Prometeo che sta creando l'uomo, e lì gli altri omini che sono stati creati, arriva Atena e porge questa farfalla. Ancora uno splendido sarcofago del Museo Nazionale Archeologico di Napoli, dove al centro invece Prometeo è quasi pensoso, tutta una scena mitologica, tutte affastellate tra loro, ma al centro, proprio al centro, c'è Prometeo pensoso che sta facendo Adamo, perché gli mette una mano sulla testa, scusate Adamo, questo è stato ovviamente un lapsus freudiano, questo è l'uomo, sta creando l'uomo sta disteso a terra perché appunto è ancora senza anima e quindi non è vivente. Questo è un rilievo invece che sta al Prado, molto bello, perché vi mostra al centro Prometeo seduto che sta formando l'uomo, e Atena, la vedete, che porge sul suo capo la farfalla anima. Questo invece è un meraviglioso sarcofago che sta ai Musei Capitolini, in marmo, bellissimo. La scena centrale è appunto sempre quella. Prometeo tiene in braccio una figurina, mentre un'altra sta lì come una bella statuina messa sul basamento, Atena porge la sua farfalla sul capo. Questo è invece un rilievo, guardate soltanto la parte a destra, un frammento di sarcofago che si trova ai Musei Vaticani. Guardate come la parte mancante di destra si riconosce in quell'angolino in alto a destra, lo vedete? Spero che vediate bene le immagini che vi sto mostrando. Ah, intanto si vede in basso Prometeo al centro che sta prendendo la creta dal cesto con cui sta formando quest'uomo, e si vede invece in quell'angolino in alto a destra, si riconosce la mano di Atena e la farfalla. Spero che riusciate a intravederla, mi auguro, io la vedo molto bene. E allora ecco, la domanda è questa: nel momento in cui devono raffigurare Dio creatore, come fanno a non ispirarsi a ciò che già esiste? Ecco, questo hanno fatto. Ed ecco qui che, guardate, questa è la prima volta che compare la creazione dell'uomo nell'arte cristiana. Guardate, un sarcofago mutilo, fra l'altro della parte estrema a destra, c'è una donna orante in alto, la defunta, in basso c'è Gesù tra Pietro e Paolo, in alto a sinistra una scena apocrifa, e sono il battesimo dei carcerieri operato da Pietro nel suo carcere a Roma, e in basso, vi ingrandisco un po' la scena, purtroppo non ho bellissime immagini perché è un sarcofago anche molto rovinato, questa è la prima volta che compare la scena della creazione di Adamo, ecco, stavolta non sbaglio. E Dio come è raffigurato? È raffigurato come Prometeo, quest'uomo su una specie di piedistallo che è un pezzetto di roccia. E invece di Atena, guardate che ci appare adesso, ma riconoscete, anche se rovinatissimo, provatevi a riconoscere il volto imberbe, giovanile, con i capelli fluenti del Logos, del Figlio, che presenzia a questa creazione. Mentre Adamo sembra quasi avere il sembiante del Padre come uno specchio a nostra immagine, a nostra somiglianza, ma credo che appunto era questa l'immagine. La prima immagine è la raffigurazione di Dio che crea l'uomo, la presenza del Logos. Ecco, ne vediamo un altro esempio. Guardate che ricorre sempre anche la raffigurazione della,
del peccato originale accanto. Qui sulla sinistra del peccato, al centro, la indico con la mia freccetta, speriamo bene. Ecco, vedete che Dio si tiene in braccio, nel caso specifico sta creando Eva, perché si vede che ha i capelli lunghi, simili appunto ad Eva dopo la creazione. Ecco, qui però, perché il problema rimane e rimarrà. Vedete che qui, anche se molto rovinato, sembra avere il volto imberbe, cioè la questione iconografica, ma anche teologica, è questa, cioè non è mai esistita una raffigurazione di Dio con la barba, di Dio diverso dal volto di Dio. Ed è una questione teologica. Vado avanti con un altro esempio interessante, perché è un esempio di un sarcofago provinciale, quel piccolo frammento di prima era del Museo di Napoli, quest'altro invece si trova in Provenza, Ers-sur-la-Dour, in Francia attuale, in Gallia. Ecco, vedete la creazione, c'è sempre la scena del peccato originale e a destra c'è invece la creazione, quindi, che è venuta prima di Adamo. Adamo è come uno di quegli omini creati da Prometeo, ma Dio qui è raffigurato non con la barba, è raffigurato col volto imberbe del Cristo Apollineo. Ma perché? Perché come ci dobbiamo immaginare il Padre? Ecco, questo si sono posti, e non erano solo degli artisti ignoranti, esecutori, ma erano committenti, membri del clero, chiamiamolo così, con termine non antico, di questa comunità cristiana antica, che si domandavano come dobbiamo rappresentare Dio. Ricordando la parola di Gesù, mostraci il Padre, chi ha visto me ha visto il Padre. È una questione non da poco questa qua, cioè questo Prometeo che arriva a mostrare questo volto barbato diverso dal volto del figlio, che ormai ripetiamo ancora, non esisteva ancora il volto di Gesù barbato che compare soltanto verso la metà del IV secolo a Roma, in ambito imperiale, eccetera, cioè il volto filosofico. Ecco, il sarcofago dogmatico di cui Don Antonio prima accennava è un punto importante sarà una delle cose più belle che spero di mostrarvi di persona. Perché questa scena cerca della creazione di approfondirla anche perché tutto questo sarcofago è teso al superamento di quella crisi drammatica che la Chiesa antica ha vissuto nell'eresia di Ario, e questo sarcofago è stato scolpito intorno al 340, quando la crisi ariana infuriava. Atanasio, il vescovo di Alessandria, uno dei più strenui difensori del simbolo di Nicea, no, che aveva affermato la divinità, la figliolanza divina di Gesù, Atanasio appunto era esiliato perché un vescovo ariano si era impossessato della cattedra di Alessandria d'Egitto, grande sede di una scuola teologica, quella di origine dello stesso Clemente appunto alessandrino. Ecco, si rifugia a Roma. A Roma c'è un grande fermento in questo momento, e guardate questo fermento come si riflette anche nelle opere d'arte. Vi faccio vedere la parte sinistra, in basso riconoscete la scena dell'adorazione dei magi, in alto invece, eccola qui, c'è la scena della creazione, affiancata, come vedete in alto, da una scena del peccato originale, anzi del momento dopo, perché vedete c'è il serpente anche lì attorcigliato all'albero. Ma Adamo ed Eva stanno ricevendo da Dio i segni cosiddetti del lavoro, e cioè delle spighe di grano, il sudore della fronte e una pelle di pecora, perché non c'è scritto da nessuna parte della Bibbia, ma il lavoro immaginato per la donna era quello nell'antichità, la tessitura. Ecco perché c'è questa pelle che pende dalle mani di Dio. Andiamo avanti e guardiamo la scena della creazione. Ecco, Prometeo qui ha vinto. E guardate, vedete che c'è proprio il Dio creatore seduto in cattedra, e accanto a lui ci sono due personaggi, uno a sinistra e uno a destra. Questa si ritiene essere, ed anche questa è la ragione per cui questo sarcofago viene chiamato dogmatico, la più antica rappresentazione della Trinità. Ecco l'azzardo estremo.
E cioè, che cosa? Siccome i padri stessi ci illustrano che nella Genesi noi abbiamo questa rivelazione del Dio Trinitario, i padri si domandano: ma quando Dio dice facciamo l'uomo a nostra immagine, a nostra somiglianza, a chi si sta rivolgendo, se non proprio appunto al Figlio e allo Spirito? E quindi come compaiono, come rappresentare il Figlio e lo Spirito? Ecco, innanzitutto guardiamo la persona che sta a destra, alla nostra destra. Vedete quel gesto dell'imposizione delle mani? Perché mentre il padre sta facendo il gesto dell'adlocuzio, che per gli antichi era il gesto della parola, Dio parla ed è il gesto proprio della creazione. È chiaro perché Dio disse sia la luce, Dio disse facciamo l'uomo. E allora, però, vedete che non è la mano del padre che va a toccare la testa di Eva, che viene creata mentre Adamo, disteso come uno degli omini di Prometeo, sta ben dormendo. Ecco, è un braccio, il braccio del Logos, del Figlio, il quale, per mezzo del quale tutte le cose sono state create, lo dice Nicea, ecco che cosa si afferma qui contro gli ariani, perché è lui il mediatore della creazione, il figlio di Dio che condivide la stessa volontà del Padre, come dice il Vangelo di Giovanni. Ecco, dunque la mano, i padri dicono, Atanasio dice nella creazione il braccio, il Logos è come il braccio del Padre. E quindi la mano, vedete queste due mani che si... è dietro lo Spirito. Guardate che ci viene difficile immaginare perché noi abbiamo la colomba nella nostra mente, ma lo spirito raffigurato così, che cosa vi ricorda? L'abbiamo appena visto, vi ricordate quel sarcofago del Louvre in cui c'era Atena? Ma qual era il ruolo di Atena nella creazione dell'uomo, di Prometeo? Che cosa doveva portare? L'anima. Che cos'è dunque quello che deve portare lo spirito? È il soffio vitale. Guardate che raffigurazione straordinaria, coraggiosa, azzardatissima. Infatti, di fatto è quasi un unicum. Ce n'è un altro ad Arles simile ma non uguale. È un unicum perché siamo ancora nella Roma nel 340, ancora pagana comunque. C'era stata la pace, non era tutta una città cristiana. C'era il politeismo, e questa è una raffigurazione coraggiosa. Vi faccio notare una cosa: guardate il volto del Figlio. Questo volto del figlio lì è un problema, perché il figlio che guarda il padre è raffigurato con la barba. Questa sarebbe la prima volta che accade. Il Logos, guardate che quando Dio dà ad Adamo ed Eva i segni del lavoro, ha il volto apollineo, lo vedete lì accanto? Non sto a tornare indietro. Ha il volto apollineo, torniamoci, lo vedete bene? Lì. Perché così si deve manifestare il Logos. Il volto di Dio è il volto del Logos. Quando Dio parla agli uomini, deve avere il volto del Logos perché è il Logos che porta la parola di Dio all'uomo. Qui però c'è un'esigenza straordinaria che addirittura fa per la prima volta superare questo problema e fa raffigurare, fa derogare, questa è la parola che avevo sulla punta delle labbra, a questo comando, no, di raffigurare il figlio. E perché siccome ha prevalso la raffigurazione del padre come Prometeo e quindi barbato, e così vediamo che per rassomigliarlo, e perché bisognava rassomigliarlo? Perché proprio contro gli ariani affermare la stessa natura del padre. Come dice il credo niceno del 325, della stessa sostanza del padre, quella che appunto i difensori dell'ortodossia chiamarono con una parola bellissima, omousia. Ecco, la stessa sostanza, ma non la stessa persona. Ed ecco il coraggio strabiliante di questa raffigurazione. Ecco, adesso capite. Guardando il Padre e guardando questa immagine, da dove è venuta fuori la nostra immagine di Dio che accoglie i doni di Caino ed Abele.
ed è ha prevalso. E in tutte le scene che adesso vi mostro, per esempio in questo meraviglioso sarcofago che vi illustrerò meglio al museo, ci sono scene dei miracoli verso destra, una defunta al centro, e a sinistra ecco qui le due scene che spesso si accompagnano. Qui il peccato originale, vedete che si coprono, il serpente è stato trasformato in diavolo nel 700 con un restauro un po' così, non c'era nell'antichità, si raffigurava con un semplice serpente, e invece il Dio con il volto del Logos compare ad Adamo ed Eva, vedete, lo vedete al centro, e porta in mano le spighe perché sta per dare ad Adamo i segni del lavoro. Invece vediamo nella scena sinistra appunto Dio seduto, come ci immagineremmo di vederlo, con il volto di Prometeo che accoglie, anche se la mano è vicina al dono di Caino, accoglie il dono di Abele, che è quello posto vicino al Logos. Non è un caso. Guardate che nell'arte paleocristiana, perché so che cosa state pensando, ma chi sono quei personaggi sullo sfondo? Ecco, c'era l'uso di riempire tutti gli spazi vuoti. Ora, per carità, non voglio negare che è suggestiva la presenza di questi due personaggi sullo sfondo del padre, quasi come un'allusione alla Trinità, però vi assicuro che sarebbe, ecco, esagerato pensarlo, perché generalmente c'era una sorta di horror vacui che portava a mettere in mezzo sullo sfondo delle scene rappresentate anche dei personaggi che vengono infatti propriamente chiamati riempitivi. Va bene, quindi facciamo conto che non ci siano, in questo caso non azzardiamo, perché quando vogliono raffigurare li raffigurano bene. Adesso ne vediamo qualche altro esempio. Guardate che Caino, che di solito porge delle spighe, qui forse proprio per non confondersi con le spighe che il Logos sta presentando ad Adamo, è invece rappresentato un cesto di frutta, e d'altronde dice il testo che dei frutti delle primizie della terra, non è che ha specificato che fossero spighe, ma spighe poi diventa invece una, proprio per l'allusione al lavoro del pane, ecco, un modo abituale, perché le altre scene, questa ve ne faccio vedere una, non ho l'ingrandimento della scena, questa sta al Louvre a Parigi, ma viene sempre da Roma. Ecco Dio che è seduto su questa roccia, in questo caso spesso è così, riceve le spighe di Caino e l'agnello di Abele. E è curioso che accanto, tra le altre scene, fra l'altro c'è anche quella della Samaritana che ricorre in quello di San Giovanni in Valle, questo è un sarcofago di quelli cosiddetti ad alberi, perché insomma, è un modo decorativo, c'è una scena in cui c'è un padre che benedice due figli, e questi due figli sono probabilmente, questa scena è da identificare come la scena di Isacco che benedice Esaù e Giacobbe, ed è interessante perché Giacobbe è discendenza di Cristo, come Abele è discendenza Abele, diciamo, in realtà Caino è generale, però ecco, mentre Giacobbe è prefigurazione in qualche modo di Cristo, della sua discendenza, Abele lo è nel suo sacrificio, ed è un tema che presto vedremo e che ho appena così voluto anticiparvi. Ecco un altro esempio di una, sempre della tipologia d'alberi, una tipologia ben precisa, ma lo vedremo in un esempio meglio conservato. E a sinistra vedete c'è la scena sempre di Dio barbato, non si sfugge in questo caso, che mostra appunto di gradire l'offerta di Abele, che dobbiamo immaginare, vedete, come se sia un po' più in primo piano, e quindi benché Caino sia più vicino, i due personaggi alle due estremità della scena piccolissima sono quelli principali, cioè Dio e Abele appunto con l'agnello. Però guardate un po', questo è un sarcofago che sta ad Arles, in Provenza, dove c'è un altro meraviglioso museo di sarcofagi paleocristiani, perché c'è un cimitero che hanno scavato, che ha dato nei secoli passati, che ha dato tantissimi ritrovamenti di sarcofagi paleocristiani, tutti provenienti da Roma, perché Roma era il centro che esportava questi sarcofagi. Guardate che in alto a sinistra, adesso ve lo ingrandisco, anche se l'ho ingrandito da una foto, quindi non è bellissima,
ci sono i due Caino ed Abele che portano i doni, il padre seduto c'ha anche un suppedaneo sotto i piedi, e a sinistra c'è il Logos con un rotolo in mano, simbolo di sapienza, e con il volto barbato, sempre per rassomigliarlo appunto al padre. In questo frammento molto rovinato vediamo invece che Dio è stato raffigurato, e questa è quasi un'eccezione, è stato raffigurato con il volto del Logos, il padre seduto, e accanto ai Logos stanno ricevendo i doni di Abele e di Caino. Vedete che si è spezzato, ma a sinistra si intravede la mano di Caino, che arrivava anche la gamba, qui si vede. La cosa bella di questo gesto che vediamo, stavolta Abele è più vicino, è come il padre carezza l'agnello portato da Abele. E se proprio vogliamo, accanto c'è il Logos, e questo agnello, che è una prefigurazione, questa carezza rivolta ad Abele, che fra l'altro è immaginato anche come pastore, no? Appunto perché è il racconto biblico, abbiamo quasi questa vicinanza tra Abele e il Logos figlio che sarà incarnato, di cui Abele sarà immagine prefiguratrice, come vedremo tra poco. Stessa predilezione per l'immagine del Logos troviamo in questo sarcofago, che si trova invece nelle Marche, a Fermo, dove al centro troviamo la scena di Dio che accoglie le offerte di Abele. A sinistra si vede questo piccolissimo agnellino e un piccolissimo fascio rettangolare di spighe, Caino, Abele a sinistra, e Dio che con la mano indica di gradire l'offerta di Abele, con il volto apollineo e quindi del Logos. Questo problema di raffigurare Dio, guardate come si va a risolvere nella catacomba di via Dino Commappagni o di via Latina a Roma, che scompare addirittura. Quindi nella scena abbiamo Caino e Abele che portano i loro doni, e Dio non ci sta, ma è come se stanno andando, e ci sono i progenitori vestiti con una pelle eccetera eccetera, tristi, seduti, è come se in qualche modo nel vederli andare sanno che questa offerta provocherà poi il rifiuto di Caino e la sua invidia, come Agostino ci ha insegnato, l'uccisione di Abele. Su quest'altro sarcofago invece, su un altro, questo è un famoso, ecco, l'altro sarcofago con la scena della Trinità Creatrice di cui vi dicevo prima, si trova ad Arles, è sempre di produzione romana, un meraviglioso sarcofago. Vi invito a guardare la scena che si trova sull'alzata del coperchio. Guardate qui che cosa c'è, ho cercato di ingrandirla come potevo. A sinistra c'è la scena del sacrificio di Isacco, ma idealmente toglietela e guardate, c'è l'albero al centro, guardate con attenzione, l'albero del frutto raccolto da Adamo ed Eva, l'albero della conoscenza del bene e del male, ed ecco che abbiamo Eva che sta raccogliendo, Adamo che sta raccogliendo, e Dio che parla con il volto del Logos, parla ad Eva, e con il volto del Logos parla ad Adamo, come se parlasse in due momenti differenti, perché infatti nel testo di Genesi è così, si rivolse prima alla donna, si rivolse all'uomo, quindi sono due momenti diversi, e così dobbiamo immaginare che hanno raddoppiato la figura. Ci sono anche dei covoni di spighe e una pelle di agnello che sono il lavoro di Adamo e il lavoro di Eva, perché sono in qualche modo questo che sta dicendo anche Dio dopo il peccato originale. Qui c'è pure lo spazio per infilare una piccola emorroissa, e c'è anche Mosè che riceve la legge dalla mano di Dio, e a destra ecco qui questa strana raffigurazione in cui c'è Dio come Prometeo che sembra prendere in mano le spighe, e anche Abele porge il suo dono. Si vede un po' meglio in questo sarcofago, purtroppo non giunto fino a noi, questi sono due in realtà, questo di destra è frammentario, in questo libro bellissimo del 600
sulla Roma sotterranea di Antonio Bosio. Lì, ecco qui a sinistra, la scena di Caino e Abele. Guardate, si vede che Dio prende le spighe. Allora, sono due scene un po' difficili da interpretare, perché lì la piccolezza della scena, in quello di Arles, può aver causato qualche difficoltà decorativa. Poi, oltretutto, loro che realizzavano queste scene erano anche degli scultori che scolpivano sulla base di disegni, di modelli che avevano davanti. Ecco, lì invece a sinistra sembra prendere. Allora, ma sta prendendo davvero la... Da Dio. Allora mi è sembrato quasi di intravedere un pensiero, cioè in verità no, nella scena del capitolo 4 di Genesi, come Caino viene irritato, no, dal fatto che Dio non ha gradito la sua offerta. Il Signore disse allora a Caino: perché sei irritato? Perché ha battuto il tuo volto? Se agisci bene non dovrai forse tenerlo alto? Ma se non agisci bene il peccato è accovacciato alla tua porta. Ecco, i padri della Chiesa, in particolare c'è una bellissima pagina di Efrem il Siro che dice: ma Dio non ha rifiutato in assoluto Caino, anzi gli dice: perché sei irritato? Perché hai abbattuto il tuo volto? Invece di se farai bene, io accetterò la tua offerta. Nota allora che non fu per la scarsezza dell'offerta che essa non fu accettata. Se farai bene, io l'accetterò, anche se prima non l'ho accettata, e sarà accettata insieme alle offerte scelte di tuo fratello, anche se non era stata accettata prima. Che ci sia in queste raffigurazioni, che sono comunque degli unica, diciamo, una forma di eccezione, un riferimento al fatto che comunque anche Caino avrebbe potuto, ma non ha poi di fatto donare a Dio offerte a lui gradite. Ecco, infine, queste raffigurazioni, questo meraviglioso sarcofago, fra l'altro con tracce stese di policromia, non avevo un'immagine migliore, sta ancora dentro la catacomba di San Sebastiano a Roma. La scena di Caino e Abele è sulla destra, è una foto che ho trovato di Scala, sulla destra, accanto alla scena di Isacco, vedete, è rovinata, però si vede bene Dio, seduto sulla solita roccia, che accoglie Abele e Caino, come al solito, che arrivano e tutto è rotto, salvo una cosa che si riesce ad intravedere. Lo notate? Cioè, sullo sfondo, che cos'è? Un muro. Notate questa cosa strana? È la prima volta che lo vediamo, e lo vediamo anche su un sarcofago altrettanto frammentario che si trova sempre nelle catacombe di San Sebastiano. E lì a sinistra c'è la scena di Caino e Abele, l'offerta a Dio / Prometeo, e sullo sfondo una torre di città. E qui, soprattutto, che cosa sono queste due porte che vediamo? Ecco, l'allusione, secondo me, che viene fatta è proprio alla città celeste, ecco, intesa non nel senso agostiniano della città terrena contrapposta alla città celeste, cioè è la città celeste, sì, ecco, è la città celeste nel senso che è la città delle origini, quindi quando il mondo era stato fatto il mondo creato, la creazione era stata fatta molto bene, anche degli uomini, prima dell'uccisione anche, fra l'altro, di Abele, ma già gli uomini erano fuori, sono fuori da questa città, gli uomini, dopo il peccato. Dio appare loro fuori dalla porta, dalle porte di questa città che è preclusa agli uomini, che inizierà questa drammatica storia di peccato con la morte di Abele, ed ecco, però richiamate alla vostra mente le porte di città che ritornano ad essere aperte con la tradizione Egis, con il paradiso, queste porte in cui sarà possibile finalmente gustare dei frutti con Dio, della condivisione con Dio. Ecco un'ultima meravigliosa scena in un sarcofago dei più belli della collezione del Vaticana. Guardate, la scena di Caino e Abele è a sinistra. Al centro c'è questa meravigliosa
raffigurazione che per i primi cristiani è stata la cosiddetta anastasis. Su questi sarcofagi, siamo alla metà del IV secolo, per la prima volta viene raffigurata la croce, ma viene raffigurata come un simbolo di resurrezione, un vessillo trionfale. Ecco, sotto ci sono i due soldati vinti, i due soldati che appaiono tramortiti all'annuncio della resurrezione dell'angelo, come ricorda il Vangelo di Matteo, e la croce compare come un vessillo trionfale in cui c'è il nome di Gesù in greco, Christos, ed ecco le colombe che si nutrono di questi frutti. Le due scene estreme sono, provo a raffrettarmi, non sono lontanissimo dalla conclusione, ho perso anche questi 5 minuti, non so se Paolo posso continuare per una decina ancora, posso sforare oltre, mi dispiace, ma purtroppo sono vicino a ti è concesso per il tempo da recuperare. Grazie, grazie. Allora, guardate all'estremità. All'estremità ci sono l'offerta di Abele e Caino. Per la prima volta, qui a causa della ristrettezza dello spazio, Caino va sul fondo, le spighe manco quasi si vedono, e Dio, che siccome le dita per non farle rompere hanno addirittura unito con un pezzetto di marmo che quasi prolunga queste dita sull'agnello di Abele, che così riceve proprio il gradimento. Sul lato opposto dovete riconoscere in questa immagine di questo uomo abbattuto e seduto la figura di Giobbe con la moglie che gli porge un pane, secondo un apocrifo fra l'altro dell'Antico Testamento. Giobbe e Abele, l'uno di fronte all'altro, ecco, stanno nella scena, adesso alle due estremità, e sono rispetto a quel simbolo centrale della risurrezione di Cristo, della morte, la passione, la croce, no? è la risurrezione, il trionfo di questo nome coronato da loro. Sono le due prefigurazioni veterotestamentarie, così come i padri sottolineano, di Abele, che è prefigurazione appunto e tipo di Cristo in quanto è il giusto ingiustamente ucciso, e Giobbe paziente nel senso che è afflitto dalla sofferenza, e il suo patire ricorda la passione di Cristo. Ai fianchi di quello simbolo centrale abbiamo invece i due apostoli, Pietro e Paolo, come nella Traditio Legis, ma non è qui ancora nella loro forma trionfale, ma nel loro martirio, l'arresto di Pietro a sinistra e il martirio di Paolo, che compare qui per la prima volta. Vedete che c'è Paolo con le mani legate dietro le spalle e il soldato che sguaina la spada per ucciderlo. Al centro la figura di Cristo attraverso l'immagine della croce. Dunque, noi qui su questo sarcofago meraviglioso abbiamo la scena di Caino Abele compresa nel senso più ampio come appunto prefigurazione, come dice anche Ireneo contro le eresie, della salvezza, dell'uccisione del giusto, cioè di Cristo, come Giobbe, che fra l'altro dice: ma io lo so che il mio Redentore è vivo. Quindi sono delle prefigurazioni della passione di Cristo, vittoriosa tuttavia di Cristo, così come il martirio dei due apostoli è rappresentato vicino al martirio di Cristo, martirio che tuttavia si risolve nel suo trionfo, nel trionfo sulla morte. Ecco la scena della risurrezione proprio di Gesù, raffigurata così perché verrà molto tardi proprio la scena così come noi ce la immaginiamo, e in un sarcofago tutto pieno di alberi, tutti con questi uccelli che si nutrono dei frutti. E che cos'è questa? È una tomba in cui si raffigura tutta questa storia della salvezza, in cui la morte non ha più potere, no? Dove o morte la tua potenza, il tuo pungiglione, no? Come ritorna alle nostre orecchie. Ed ecco, passo velocemente a mostrarvi le ultime immagini nei mosaici, per esempio a Santa Costanza, Roma, il mausoleo della figlia di Costantino. Guardate come comincia a cambiare l'arte cristiana,
era così, era tutto ornato di la volta, è stata ridipinta nel 600, ma queste pareti che vedete nude erano prima incrostate di marmi, e la volta era non tutta mosaicata, e lo vediamo in questo disegno, e purtroppo non c'è più giunta noi. Prima che la distruggessero e la rifacessero del tutto, si vedeva che c'erano scene dell'Antico e del Nuovo Testamento, e qui si riconosce la scena dell'offerta di Caino e Abele. Non so che cosa è successo, ma spero che non sia successo nulla di ora. Ecco, non so che cosa. Ecco, sì, sono riuscito per fortuna. Ecco qui. Vi porto adesso a San Vitale, a Ravenna. Qui siamo nel presbiterio, siamo nella metà del VI secolo. Al centro c'è l'abside con il Cristo Cosmocrator, no? Seduto sul cosmo. In basso a noi, davanti, non lo vediamo, c'è l'altare. Che cosa c'è raffigurato lì a destra, in alto, nella lunetta? Un altro altare, in cui vediamo Abele che offre il suo agnello e Melchisedec che è il sacerdote che appunto nell'Antico Testamento offre il sacrificio davanti ad Abramo di pane e vino e benedice Abramo e questa figura è stata poi nel Vangelo stesso, scusate, per gli ebrei, per la lettera agli ebrei, Gesù viene paragonato al sacerdozio di Melchisedec, mentre invece appunto, sì, appunto avete sentito, ecco, vedete che la mano gradisce, di Dio gradisce queste due offerte, e di fronte ce n'è un'altra offerta, questa qui di Abramo con Isacco, perché uno dei temi che i padri sottolineano e che non ci sarà difficile capire, come questa offerta ricordi il sacrificio di Cristo, e nel canone della Eucaristico, una preghiera antichissima, la preghiera eucaristica più antica che inizia a essere formulata proprio nel IV secolo, dopo la consacrazione nella cosiddetta anamnesi, abbiamo proprio le parole che dicono volgi questa la nostra offerta, il tuo sguardo sereno e benigno, come hai voluto accettare i doni di Abele, il giusto, il sacrificio di Abramo, nostro padre nella fede, e l'oblazione pura e santa di Melchisedec, tuo sommo sacerdote. Così li ritroviamo insieme, pur se sdoppiati, ma insieme ancora, sempre a Ravenna, sempre nella metà del VI secolo. Guardate un po', proprio sotto la calotta absidale, l'altare è lì dove stava, al centro, sotto, e vedete lì sulla destra il mosaico, che cosa raffigura? I tre secondo il canone romano, l'offerta eucaristica di Abele il giusto, di Abramo nostro padre nella fede, e l'oblazione pure santa di Melchisedec tuo sommo sacerdote. Eccoli qui raffigurati insieme. Anche a San Paolo, nella basilica di San Paolo fuori le mura, c'era, purtroppo poi distrutta come abbiamo visto, c'erano degli affreschi dove ritroviamo anche, sono dei disegni seicenteschi, le offerte di Caino e di Abele, per la prima volta l'uccisione di Abele, ho quasi finito, l'uccisione di Abele da allora non era stata mai raffigurata nell'arte, qui siamo alla metà del V secolo in realtà, nel tempo di Leone Magno, prima di allora non era mai stata raffigurata, perché scene di violenza sono molto rare nell'arte più antica dei cristiani. Allora troviamo, qui è un codice inglese bellissimo del VI secolo, la Bibbia Cotton, vedete le offerte di Caino e Abele, e Abele lì sulla destra ridotto così con questo sangue che schizza, ecco, e anche sulla porta vostra, meravigliosa, di San Zeno, nelle formelle c'è la scena dell'offerta e dell'uccisione, ed è la numero 28, lì verso l'alto a destra, andate a riguardare voi che potete lì davanti, eccola lì, qui è la prima invece,
E guardate com'è bello, queste offerte sono, in alto si dividono i due fratelli, e a Dio, e ad Abele appare la mano di Dio che la gradisce, e sotto c'è l'uccisione. Ancora a Venezia, nel 200, siamo ormai nel 1200, nel Nartece, e in tutta quella gran volta della creazione, meravigliosa peraltro, non hanno trovato posto, perché la volta si conclude con tutte le scene della creazione, con i progenitori che lavorano la terra, e invece nelle lunette sottostanti ritroviamo una scena che non si era mai vista finora, cioè il concepimento di Abele e di Caino nel caso specifico, e il richiamo al passo della Bibbia in cui si dice crescite e moltiplicamini e treplete terram, Eva peperit in alto a destra, e si interpreta questa, visto che c'è già un altro figlio grandicello, come la nascita invece di Abele. Poi sotto c'è l'offerta all'altare di Caino e Abele, questo è il dettaglio di Eva, e guardate sulla parte opposta che cosa c'è. C'è il nostro Caino triste, sto davvero finendo, ecco, vi chiedo proprio ancora un secondo di pazienza, e la scritta molto rovinata là in alto dice iratusque est Cain vehementer et concidit vultus eius. E guardate un po' che cosa c'è, Caino mesto, arrabbiato, e Dio parla ad tutto scritto lì in latino, tutto abbreviato, molto rovinato e anche restaurato, e gli risponde Dio, dixitque dominus ad eum, quare iratus es, et cur concidit faces tua. Poi però che cosa succede? Succede quello che vedete sotto, e c'è tutta la scritta, ve la faccio vedere a colori che è sempre un po' meglio, e dice dixit Cain ad Abel fratrem sum, egrediamur foras, vedete che cosa si legge là sopra, cunque esse in agro, consurrexit Cain adversus fratrem sum Abel, et interfecit eum. Questa è una drammatica. E infine, le ultime due scene che vi devo far vedere, vi porto nella mia Sicilia, molti forse, spero di voi, ci saranno andati, ma questi sono due capolavori con cui volevo lasciarvi, ce ne sono altri di mosaici per l'Italia, ma vi lascio con questi due meravigliosi. Questa è la Cappella Palatina, era la cappella di Palazzo, del Palazzo Reale, voluta da Ruggero II il Normanno come sua cappella personale. È uno dei luoghi più meravigliosi ed emozionanti della mia Sicilia, ma di tutta la nostra Italia, e non solo. Guardate quel soffitto di tutto decorato in legno dipinto alla maniera araba, e guardate qui che cosa c'è in una di queste navate, tutte mosaicate da artisti bizantini che furono chiamati a lavorare, siamo nel 1132 circa, nella prima metà lì in alto ci sono le scene di Caino e Abele. Purtroppo ci sono stati dei restauri, per cui possiamo facilmente, accanto a quella finestra, vedere a sinistra la scena di Caino ed Abele che offrono i loro doni, a destra invece l'uccisione di Abele, ma poi quella parte, vedete, è stata restaurata nel 700. Invece a Monreale, ecco questa cattedrale straordinaria, 1176, Guglielmo II il Normanno, è un luogo che non vi posso descrivere, solo chi l'ha visto sa che cosa c'è di emozione, tra arte e fede, no? Don Antonio, mi veniva in mente il suo libro. Ecco, guardate qui come viene raffigurata in un'antica immagine la scena di Caino e Abele che offrono i loro doni, il loro olocausta, e infine concludo con l'ultima immagine che voglio leggervi, perché ecco qui, è questa qui. Ah no, ecco, l'uccisione di Caino che uccide Abele, interfectus est Abel a fratre suo Caim, e poi questa è l'ultima scena. Dixit Deus, Caim, sanguis fratris tui vocat me de terra. Guardate che cosa hanno fatto, questa è una cosa che mi fa emozionare, spero lo faccia anche a voi.
vedete che tra Caino con quel bastone un po' colpevole e Dio che gli appare, è Dio che ha il sembiante di Cristo, attenzione, perché ormai il volto barbato ha prevalso, e Dio ha il sembiante di Cristo, questo è, secondo, riprende l'antica idea che ebbe il sarcofago dogmatico 1700 anni prima. Vedete cosa c'è al centro? Quella piccola figurina rossa che leva le sue mani? Il sangue di Abele che si rivolge a Dio. E vi leggo queste poche parole e ho concluso, e vi saluto e vi ringrazio della vostra pazienza, che dice Massimo di Torino in un suo sermone. Lui scrive nei primi anni del V secolo, era stato discepolo di Eusebio di Vercelli e di Ambrogio di Milano, e dice così a proposito di questo sangue: il sangue certamente non ha voce, ma si dice che grida il sangue che è stato sparso senza colpa, non tanto con la voce, quanto con le sue ragioni, e interpella il Signore non con lo svolgimento di un discorso, ma con l'indignazione per il misfatto, e non tanto accusa con le parole chi ne è colpevole, quanto lo incatena con il rimorso della sua coscienza. Quantunque, infatti, una cattiva azione, se si espone a parole, forse possa trovare una scusa, se viene rinviata alla coscienza non può essere scusata. La coscienza col suo silenzio convince di colpa e giudica sempre senza opposizione il proprio colpevole, come il sangue di tuo fratello grida verso di me, dice Dio a Caino. Grazie.